Generalmente si trovano nelle zone più frequentate delle città. La loro origine è romana, infatti furono posti vicino alle basiliche per essere ben visibili dai pellegrini. Arrivarono a Napoli grazie alle processioni, alle manifestazioni, come la festa dei Gigli, dove venivano portate come manufatti di cartapesta o di legno. Infine furono posizionate per ricordare eventi come carestie, peste, per ringraziare i santi. Scopriamo insieme qual è la storia delle Guglie di Napoli. Ci troviamo nella piazza dedicata al cardinale borbonico Sisto Riario Sforza. Qui c'è la Guglia di San Gennaro, la più antica della città, fatta erigere per ringraziare il santo patrono per aver bloccato la lava del Vesuvio nel 1631. I lavori iniziarono nel 1637 e furono affidati a Cosimo Fanzago. A finanziarli ci pensò la deputazione di San Gennaro. Durarono 9 anni, ma fu inaugurata soltanto nel 1660. Come mai? Il XVII secolo, infatti, fu un periodo abbastanza turbolento per la città di Napoli. La rivolta di Masaniello, la peste del 1656, l'eruzione del Vesuvio, tutti questi motivi bloccarono i lavori. Piccola curiosità che ancora non conosci. Qui una volta c'era un tempio dedicato o a Giove o a Nettuno. La Guglia di San Domenico Maggiore è la seconda, cronologicamente parlando, della città. Infatti fu innalzata nel 1656 per ringraziare San Domenico per aver salvato la città di Napoli dalla peste nera, la peste bubbonica, come direbbe Totò. Ma la Guglia di San Domenico è anche quella più martoriata. Infatti i lavori iniziarono nel 1657 e furono affidati a Cosimo Fanzago, il quale però era già impegnato nella costruzione della Guglia di San Gennaro. Dopo una serie di architetti e scultori, i lavori furono ultimati nel 1747 da Domenico Antonio Vaccaro. In totale, i lavori per la costruzione della Guglia di San Domenico Maggiore durarono ben 91 anni. Infatti Cosimo Fanzago, durante i suoi lavori, trovò sotto al basolato della piazza una Neapolis antica, mai vista, mai visitata e tuttora ancora inaccessibile. Non tutti lo sanno, ma prima della Guglia dell'Immacolata Concezione, a Piazza del Gesù c'era una statua equestre. Infatti dal 1705 al 1707 a governare Piazza del Gesù c'era la statua di Filippo V di Spagna, il quale giunse a Napoli nel 1702 e la città volle omaggiarlo con questa statua, che durò soltanto 2 anni. Infatti nel 1707 verrà abbattuta dagli austriaci. La Guglia dell'Immacolata Concezione arrivò 40 anni dopo, dopo che Carlo III di Borbone arrivò a Napoli e nella notte del 7 dicembre del 1746 entrò nella Chiesa del Gesù Nuovo per inaugurare la Guglia. Ma la Guglia di Piazza del Gesù nasconde anche un mistero, infatti è alta soltanto 22 metri perché la famiglia dei Monteleone fece erigere questa guglia, ma non doveva assolutamente toccare il palazzo nel momento in cui fosse stata abbattuta a causa di un terremoto. Prima di essere collocata in via Ugo Falcando, la Guglia di Mater Dei si trovava all'interno del chiostro dell'ex conservatorio
della chiesa di Santa Concezione a Mater Dei, ma quella che vediamo oggi è solo una copia. Infatti l'originale si trova all'interno delle mura del Museo Civico di Castelnuovo. Ma la guglia di Mater Dei nasconde un vero e proprio primato. Infatti la statua che è sostenuta dalla guglia è quella di fattura più antica di tutte, è del 1470 ad opera di Domenico Gaggini. Tra le teorie più affascinanti si pensa che la statua si trovava all'interno di Palazzo San Severino e che sia servita come bozzetto per la guglia di Piazza del Gesù. La guglia di Porto Salvo è un inno ai Borbone. Infatti fu eretta nel 1799 per ringraziare l'esercito della Santa Fede che aveva scacciato definitivamente i Giacobini della Repubblica Napoletana. A decorare la guglia di Porto Salvo ci sono delle figure vicine alla corona dei Borbone, come la Madonna insieme a Gesù Bambino. Abbiamo San Gennaro, il patrono della città, San Francesco di Paola, oggi appunto scomparso, ma soprattutto abbiamo Sant'Antonio da Padova. Ma che ci fa Sant'Antonio da Padova su una guglia napoletana? Infatti l'esercito borbonico giunse a Napoli il 13 giugno del 1799, giorno della festività di Sant'Antonio da Padova, e divenne così il santo protettore della città. Infatti San Gennaro fu detronizzato per un brevissimo periodo, in quanto i napoletani non la presero bene per uno scioglimento del sangue. Le guglie di Napoli rappresentano la storia dei napoletani, monumenti che raccontano un passato troppo spesso dimenticato e che fa parte dell'immenso e incredibile patrimonio artistico della città.